saluda. ¡Qué bella! ¡Guarda! ¡Qué morra! ¡Pia! ¡Tamore! ¡Andiamo, dai! La mia verità, bella. Che terrorizzata. Facciamo adesso quella che noi chiamiamo la preghiera dei fedeli, per questa bambina, per la sua famiglia e per tutti noi. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questa bambina chiamata la grazia del battesimo, per i suoi genitori, per il padrino e la madrina e per tutti noi battezzati. Preghiamo insieme, diciamo, rinasca nuova vita e sia incorporata alla tua Santa Chiesa, noi vi preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del mandato tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questa bambina che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre. Rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. Ti ungo con olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna dei secoli dei secoli. E ora, prima di arrivare alla celebrità dei figli di Dio, rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Santa l'origine di ogni peccato. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professare a Cristo Gesù, nostro Signore. Volete dunque che Maria Pia riceva il battesimo della fede della Chiesa con insieme abbiamo professato? In modo che non ci vada l'acqua negli occhi. Maria Pia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria Pia, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole dell'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Dal padrino, facciamo accendere le candeline al Vangelo. Thank you.
Andiamo. Vai, vai. Cosa sta guardando? C'è il video che l'hai visto. Mamma, è così strano che mi casa. Veloce, solo la matita. No, direttamente. Mamma, guarda, siamo scesi anche su. Cos'è? Sabrina, Clara, Luca, ciao Luca, adesso vai a far vedere. Ah, dite. Pia. No, qualcuno ha chiesto la birra. Luca. Scusate, però se la gente ha chiesto la birra vuol dire che non può guidare. Dobbiamo chiedere a un cliente. Dobbiamo chiedere a un cliente. Scusate, poverino. Da tutto devi dire. Io un po' aggressiva. Dai la penna Pia così fa un disegno. Anche Pia deve fare un disegno. Sì, anche Pia fa un disegno. Fai un disegno, compro un disegno. Wow, che brava! Io posso fare anche un disegno. No, dammi la penna. Dove sta? È l'una e 20. Va Sabrina. Vieni, adesso continua tutto il disegno. Mentre bevo un po' d'acqua. Guarda, che fai con l'amico male. Dammi un attimo la penna anche a me. Cosa sta disegnando Giada? Una faccina. Una faccina. Ho le lentiggini. Anch'io le lentiggini.
Io però voglio disegnare anch'io. No, ecco, scucciato la bambolina sushi. Basta che la giravi, almeno. No, lei è così. E se tu la giravi prima, te la pasticciamo. Non la faccio con il braccio. Ma dove è la zia? Per rosso abbiamo già visto, abbiamo già fatto. Ho mandato anche a Gabriele e a Giorgio. Posso guardarla? Forse l'ha ordinato San Berlino, boh. Ricordati, mamma, Nicole. Nicole. Perché l'hanno preso anche le bambine. Anche le bambine, non lo so. Io l'ho preso. No. Silvia. Se trovi di avanza del cibo, lanciatemela perché non c'è il cibo. No, non è vero. Dove ci sta a dare di Samone? Tutte le mamme. Una è Sabrina, una è Giara. Grazie. Allora. A Gabriele? Ce l'avete tutte e quattro? Come mio? Questa è vedete? La vuole? Questo salmone alla piastra è vostro? Dicevo con la mamma. La mamma ha preso quei cosi lì con l'avocado? Li ho presi anche io. Tu mangia quelli quando arrivano di nuovo. Allora, basta.
pianino, eh. Finimento. È tutto sgrammoroso. Ma adesso a me tocca finire questo. Mamma, posso andare a fare una passeggiata? Come posso dare una mano? Adesso guarda, se ti piace, questo è molto leggero ma veramente piccante. Io ti giuro su Dio che non posso più mangiare niente. Guarda che cosa puoi prendergli per fare in modo che non ti andrà più di lavare i capelli. Ma oggi se le faccio, non mi piacciono queste cose. Ma oggi se le faccio chiamare da Giorgia. Ha chiesto esplicitamente Giorgia. Da Giorgia se le faccio chiamare. Ma si preparava per essere battezzata. Cosa chiediamo per Pia? Le battezzala, il battesimo, il battesimo. Io stavo piangendo, non potevo parlare. Ma non posso ridere. Si doveva dire tutt'altro. Mamma, sai che il prete per ma scendere... domenica le vedremo delle belle qui. Maurizio deve leggere e io devo leggere l'intenzione. Ehi. Anch'io devo leggere. La tua comunione. Perché? Ma quindi anche Fra viene? Non potrei avere un altro sorbetto? Dai, dai. Possiamo spostare un po' con lei. Ecco, alla fine lei ha detto, ma perché devo parare? Se vuoi un altro sorbetto basta che mangi quelle quattro cose. Cosa fai, Pia? Ma io vorrei comprargli un vestito, ma non ci sono negozi aperti. Ciao. Nicole. Ciao. Ciao, Gabri. C'è Sabrina. Lì c'è Gabriele figlio, poi c'è anche Gabriele cugino, ma non ve lo faccio vedere. È l'unica acqua che tocco quest'anno. È vero. Vieni. Oh! Adesso lo faccio. Brava. Senza vestito sotto. Quindi Giada ne ha capito. It's you, yeah, boy, the one who showed me.